Godo, ragazzi, godo per i 3 punti, ma non possiamo giocare così in queste partite. Queste partite vanno giocate a viso aperto, non possiamo andare lì a Vicenza a giocare in sto modo. Abbiamo giocato oggi in modo vergognoso, infatti sono proprio incazzato, incazzato per la prestazione perché i 3 punti sono l'unica cosa che salvano oggi questa squadra, perché oggi abbiamo giocato male, ma male, ma male, ma male. Ma male, ma male, ma male, ragazzi, perché non possiamo giocare così. Il Vicenza nel secondo tempo ha dominato, avrà fatto un 70% di possesso palla. Se non ho ancora visto i dati statistici, dopo me li andrò a vedere meglio. Avrà fatto almeno 10 tiri in porta, di cui avrà fatto anche 10 calci d'angolo e ha preso 3 pali e ha sbagliato un rigore. Ragazzi, non possiamo giocare così, perché nel primo tempo ci sta, abbiamo preso gol, lì non ha marcato Bisoli, lì dobbiamo stare più attenti. Ok, poi vai, c'è è andato sulla fascia, la crossata, gol di Palacio, 1-1. Poi Bertagnoli, su un altro errore della difesa vicentina, fa il 2-1, ma non possiamo poi rientrare dallo spogliatoio del 2, che siamo in vantaggio 2-1 e giocare in questo modo. Dal 50esimo abbiamo giocato malissimo, non ho visto un tiro. Dal 60esimo in poi abbiamo cominciato, cioè, diciamoci la verità, dal 50esimo in poi abbiamo giocato male, male, ma male. Hanno continuato a dominare, prima il palo di Giacomelli, che cosa dico, il palo di Giacomelli, il palo di Diò, poi il palo di Ranocchia, poi la traversa di Dalmonte, poi c'è stato il calcio di rigore che ha parato, fortunatamente Joronen l'ha parato, meno male che ci abbiamo Joronen, e poi ragazzi hanno fatto un errore loro, su un 4 contro 3 siamo andati a segnare con Bertagnoli, ma poi lì siamo sul 3-1, siamo al 78esimo, teniamola, teniamo questa palla, usiamo la testa, no, facciamo un fallo stupido, e gli danno un calcio di punizione e Joronen gli si bucano le mani, perché fanno un calcio di punizione abbastanza potente, poi su un campo non irresistibile, e succede così, 3-2 per 3-2. Poi tutti gli ultimi minuti di sofferenza, Vicenza che meritava assolutamente, se non di pareggiare, di vincere, perché oggi proprio male, noi meno male che siamo cinici, che abbiamo una grande qualità davanti, ma proprio male. Comunque, andiamo avanti così e sempre forza Rondinella.